ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Novità ad Ascoli per il progetto di riconversione dell'area ex SGL Carbon. La conferenza dei servizi infatti ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza permanente della vasca di prima pioggia, grazie anche al lavoro svolto in questi mesi dal commissario straordinario il generale Giuseppe Vadalà. Una buona notizia dunque che fa ben sperare in merito alla velocizzazione dell'iter che porterà al compimento dell'intervento, come spiega nel dettaglio direttamente il sindaco Marco Fioravanti. Confidiamo che il generale farà subito la gara e per cercare di far partire la bonifica della vasca di prima pioggia. Parallelamente abbiamo un tavolo costante aperto con Restart per cercare anche di fare un nuovo accordo di programma, un nuovo progetto al di fuori della vasca di prima pioggia. La concentrazione nostra e dei privati di Restart è di realizzare lì un grande parco urbano verde, sarebbe un progetto innovativo ambientale e con il recupero anche di alcuni capannoni a livello di trasformazione urbana. Quindi c'è una grande volontà da parte dei privati, da parte nostra, quindi c'è una sinergia di visione per quanto riguarda quel sito, quindi la nostra concentrazione è far partire subito la bonifica della vasca di prima pioggia, poi aprire un nuovo progetto per la bonifica di tutto il sito e cercare anche di disegnare a livello partecipativo un grande parco urbano all'interno della città di Ascoli Piceno.